Signora madre, è notte fonda. Mi sono alzata e sono venuta qui a scrivervi. Tanto per cambiare, anche questa notte l'angoscia mi ha presa d'assalto. Ormai è una bestia che conosco bene. So come devo fare per non soccombere. Sono diventata un'esperta della mia disperazione. Io sono la mia malattia. Io sono la mia cura. Una marea di pensieri, amari, sale e mi prende alla gola. L'importante è riconoscerla subito, reagire, senza lasciarle il tempo di impadronirsi di tutta la mia mente. L'onda cresce, rapida, e ricopre tutto quanto. È un liquido nero, velenoso. I pesci moribondi salgono in superficie, con le bocche spalancate annaspano. Eccone un altro, viene su, boccheggiando, muore. Quel pesce sono io. Li vedo morire, li guardo dalla riva. Ho i piedi già bagnati di quel liquido nero e velenoso. Vengo tirata giù, mi sento sprofondare, è tutto buio. Là, in fondo, c'è una ragazza che si guarda intorno. Mi guarda mentre muoio. Non può fare niente per me. Quella ragazza sono io. Io non sono questo sfacelo. Io ce la posso ancora fare. Io sono forte. Io non voglio lasciarmi sciogliere dentro questo veleno nero. Signora madre, vi chiedo perdono, ma da qualche parte dovevo pur ricominciare. Voi non sapete niente di me. Non sapete niente di niente. Quando arriva l'angoscia, quasi ogni notte, il rimedio infallibile è non indugiare a letto. Allora mi alzo e vengo qui a trovarvi. Signora madre, io vi avvolgo con il mio pensiero. Mi sentite? Signora madre, tanto per cambiare, anche questa notte mi sono ritrovata con gli occhi spalancati a fissare il soffitto. Non è proprio il soffitto, per la verità, perché sopra di me c'è il letto di Maddalena. Sì, di Maddalena. Il mio soffitto sono le assi del letto di Maddalena. È piuttosto basso e se sollevo il braccio posso anche toccarlo. Ho toccato le assi con la punta delle dita. Senza rendermene conto, ho spezzato una scheggia da uno spigolo e poi, sempre sovrappensiero, ho cominciato a grattare, a grattare, a grattare, a grattare il legno con le unghie. Nel buio, una testa scarmigliata si sporge fuori dalle sponde. Al posto dei capelli, ha tanti serpenti neri. Che cosa c'è? Chi sei? Sono la tua morte. Non mi faresti compagnia? Vuoi che ti porti con me? Se per te va bene, non vorrei ancora morire. E allora che cos'è che vuoi? Vorrei che tu mi restassi sempre accanto. E di che cosa vuoi che parliamo? Non lo so. Io sono di poche parole. Non importa. E poi? Non c'è tanto da dire. Mi basta che mi stai vicino. Per fare cosa? Vorrei che mi aiutassi a non dimenticarmi mai di te. Signora madre, vi ricordate di me? Sapete come mi chiamo? Mi presento. Io sono Cecilia. Vi piace questo nome? Come avreste voluto chiamarmi? Avevate mai pensato un nome quando mi ospitavate dentro di voi durante il mio breve soggiorno nel vostro ventre? Io sono intima del buio, ma non ne sono per niente orgogliosa. Prenderei questa mia intimità col buio e la baratterei volentieri con qualche ora di sonno per ristorare il mio spirito e darmi un po' di pace. Non
saprei dirvi quando è stato che ho preso l'abitudine di alzarmi di notte, ma di una cosa però sono sicura. Il primo ricordo che ho di me, il ricordo più lontano nel tempo, è il buio. E così, non esagero, il mio primo ricordo di bambina sono i miei occhi spalancati nel buio. Si può dire che la mia infanzia non sia stata altro che una lunga sequenza di tenebre. No, no, non ve lo dico per lamentarmi, nemmeno per farvi stare male. È così, è semplicemente così. Signora madre, vi è mai capitato di immaginarmi? Vi siete mai chiesta come ho trascorso i miei primi anni di vita? Se volete che la vostra immaginazione rappresenti il vero, dovete figurarvi una bambina che passa le notti ad occhi aperti, tormentata dall'angoscia, a cercare la sua mamma. La lascio alla misericordia della Madonna in questa real casa.
Napoli, Santa Lucia, 1935. T'aggi buttato ca la Madonna, perché non voleva che facessi la stessa fino a me. Però una cosa te l'aggi lasciata, un nonno. Sei speranza, per te, per me. 15 maggio 1860, che sta creatura si chiama Italia, Camaronna l'accompagna. Consegno una bambina di nome Gabriela, trattatela bene perché ve ne chiederò conto. Non ha ricevuto acqua di battesimo. Napoli, 15 giugno 1835, Monte Calvario. Tenetene conto di questa creatura. È nata il 10 luglio 1835, figlia di Giovanna. Ha ricevuto acqua di battesimo dal Papa. Io non la posso tenere, ve la lascio a voi, che Dio mi perdoni. Addio 5 giugno 1855. Tre giorni or sono è nata questa creatura, bella e perfetta. Io non ho niente da darle, né pane né decoro. Le ho dato il nome della Madonna. Crescetela voi. Addio. 20 dicembre 1815, vi affido la mia creatura Giovanni, conta appena 4 giorni, che la Madonna lo protegga. Addia alla ruota dei trovatelli, è una lugubre camera, ove si ricevono i fanciulli. Si sta facendo giorno e la luce del lume ad olio comincia a impallidire. Nel fondo c'è la ruota di legno, simile a quelle che stanno all'entrata dei monasteri di monache soggette a clausura. Nella ruota sono disposti dei cuscini sudici che formano una specie di culla dove si adagia il bambino. E poi vi sono due fori bianchi per i quali da dentro si può vedere chi chiama o batte dal di fuori. Non so perché, ma questi due fori bianchi sono veramente sinistri. Sembrano due occhi. Due occhi lucidi di gatto, brillanti nelle tenebre. Il bambino ha la bocca aperta e strilla, ma non giunge a svegliare le due donne, che forse non hanno cattivo cuore, ma hanno l'abitudine di quel mestiere, come i becchini hanno l'abitudine dei loro. Sarebbe strano che un becchino si mettesse a piangere per ogni bara che porta sulle spalle. E che freddo che fa cadente! Sto piena di dolori, quella settima accisa. Meno male che Antonietta doveva venire, eh? Sta sempre malata quella, sì. Ma non è arrivata nessuna creatura stanotte. Non ricordo. Ah sì, che ho già sentito piangere stanotte. Allora una creatura ci sta. Ora che arriva. Quello qui, e quanto è bellina, chi lo sa se maschio o femmina, come dorme bene, forse la mamma gli ha dato il latte prima di lasciarlo. Ma qua che c'è sta? Un biglietto. E non sa c'è leggere, secondo me è francese, è inutile che leggo. O lo portò alla madre superiore, se la vede lei. Facciamo piano, speriamo che non piange. Non piangere, piano piano.